Ecco, sono uscito da quella selva e sono ritornato sul sentiero. Quella pianta sta segnando il sentiero, che tanto dopo la devo abbandonare perché e vado tutto a occhio, perché devo andare in giù verso est e da lì poi mi tiro fuori. Questo è il sentiero, ma è ancora che abbastanza pulito. Funghi, tutti quelli rossi, non buoni, eccone lì uno. Qui sono in mezzo alle piante betulle, immerso proprio in pieno bosco. Qua sono praticamente in mezzo ai due Monti Pizzi, quello di Nogno e quello di Cesare, che però noi chiamiamo i Monti Castelli. Qui c'è un altro fungo di quelli velenosi. Ma intanto faccio vedere un po' il bosco. Piove, guardate il cielo come plumbeo. Qui ci sono un mucchio di quei funghi tutti rossi. E mo io mi devo tirare in su. Qua ci sono i faggi. Questo è il sentiero. Vedete sul faggio, è quello che va direttamente al Monte Pizzo. Un altro fungo di quelli rossi, non commestibile. Andatelo lì, fanno schifo solo a vedere. Comunque guardate la natura quando ci si mette. Sposto un po', guardate, peccato che non siano commestibili, sono solo funghi per gli animali, mangeranno le lumache, magari le salamandre, che proprio noi. Oh, qua sul sasso c'è un altro segno del sentiero, come vedete. E qua è un bel piano, proprio in mezzo dei bei faggi. Non so come si chiama questo piano, ma comunque è conosciuto in paese. Guardate, che belle piante. Il segnale è lì su e di qua giù. Sono già passato prima, ma non avevo voglia di filmare. Come sentite, ancora adesso c'è un po' il fiatone, figurarsi prima, ma poi non riuscivo a parlare, tutto in piedi adesso. Piano piano mi abbasso, faccio un bel muschio per fare il presepio. Molto bello fare il presepio. Una tradizione che non deve andare a perdersi perché è proprio molto bella. Una volta ho collezionato un po' di statuine della De Agostini che erano magnifiche a dir poco. Poi sono arrivato a più della metà e poi hanno finito, non ne hanno mandato fuori più. Avrei ucciso. Una collezione rovinata. Un altro fungo di quelli non buoni. Si ritorna in mezzo invece che ai faggi alle betulle e poi si ritorna in discesa a vedere i posti dove ho trovato il primo. Da allora non ne ho visto più uno pagarlo 500 euro l'uno. Wow. Ecco qua ci dovrebbe essere un sasso che segnala il confine tra Nogno e Cesare. Ho visto, ormai qua è casa mia. Attendete un secondo. Eccolo. E qua c'è scritto N, che vuol dire comune di Nogno. Lo vedete?
mi sposto di qua, c'è scritto là, non si vede, la C, è del comune di Cesa, ecco adesso forse si riesce a vedere, comune di Cesa, praticamente, vediamo se riesco a inquadrare, le mie scarpe, c'è una scarpa nel comune di Nogna, l'altra scarpa nel comune di Cesa. E con questo chiudo e mi abbasso. Ciao, a dopo!